Ragazzi, ci aprite? Raga? Tanto la prendo, tenere, tanto la non prendo dopo. Non ti tenere che sennò perdi la bellezza del bar. Sì, sì, la bellezza. Ma piove parecchio. Testa indietro. Oh, ma piove in basso! Ma perché proprio a me piove? Ciao a tutti ragazzi e bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo qualcosa di differente. Infatti in questa giornata così grigia e pioggiosa. Pioggiosa, cazzo, questa è nuova. Mazza, mi complimento. È piaciuta la pioggiosa? Ce ne andiamo a fare una cosa differente dal solito. Infatti lasciamo le moto parcheggiate. Mercury e Ettorina sono sotto al tendone. Ce ne stiamo andando a fare un Q&A. Mi porto con me 9 ragazzi, anzi 8 ragazzi e una ragazza. Perché il Q&A, sapete che il solito Q&A lì davanti al tavolo, telecamera ferma e tutto, è noioso. Voglio dare quel guizzo frizzo a questo video e andiamo a fare la zipline, che è la più alta e più lunga e forse anche la più ripida d'Europa, dove il punto massimo di velocità sono 80 km/h, quindi sarà veramente divertente scendere provando a rispondere alle vostre domande. Detto ciò, io direi di presentarvi gli zipliner che verranno con me in questa avventura. Coraggiosi, non tanto per la zipline, ma per quello che vedrete fra poco. Vista la giornata, per trasportare questi baldi giovani, useremo lui, il nostro furgone, pieno di comfort ovviamente. Se volete ci sono anche cinture di sicurezza all'interno. Prego, potete entrare. Il primo. Vada. Trina numero A, trina numero B. Calcolando le percentuali che torniamo vivi. No, poche. Poche, probabilmente no. La zipline la faremo in 3. Addio, addio amici, addio. Un'antica poesia recitava così. Signori, è stato veramente un piacere, ci vediamo fra un'ora e mezza. Temerari comunque. Ragazzi, siamo come una stalla per i cavalli. Vado, Vi faccio un'ora e mezza di traversi nel parcheggio. Ciao. Possiamo partire? Simone, sei pronto? No. Quell'altra si è già caricata? Vogliamo un po' di futuro? Muovete, ma cazzo ci frega, dai. Oddio, guarda, si lo rovescia. Ci siamo, Simone avrà il compito di vloggare questa esperienza. Wow. Non per tutto il viaggio, ma comunque le parti iniziali probabilmente saranno le più dure per i ragazzi all'interno. State tranquilli, non è mai morto nessuno lì dietro. Va che esce un videone. Un po' perché c'è qualcuno dietro. Taglio le dita quando torniamo. Allora ragazzi, scusate, c'era una buca profonda. L'hanno presa bene, ragazzi. L'hanno presa benissimo. Raga, il comfort com'è? La cosa che non abbiamo detto ai ragazzi nel cassone dietro è che per andare alla zipline dobbiamo fare il passo falsarego. E quindi, tornanti. Dai, la letta. Ma stiamo andando a 40. C'è puzza di bruciato. No, raga, tranquilli, il furgone è nuovo. Prima mezz'oretta di viaggio effettuata. I ragazzi dietro si sono comportati abbastanza bene. Sono stati veramente coraggiosi, raga, perché non è stata per niente facile. Il furgone verte in condizioni critiche. E ragazzi, ci aprite? Raga? Come va, raga? Merda. I freni. Allora, raga, i freni, il discorso dei freni è che se freno troppo sentite puzzare i freni. Se non freno, no, aumentiamo la velocità. Al di là di quello, manca 27 km, 30 minuti siamo arrivati ad Auschwitz e abbiamo finito i passi. Comunque, raga, purtroppo il furgone è una merda. Da sto noleggiatore non ci torneremo più. Non dico il nome, giusto per non fargli pubblicità, perché veramente non merita. Il furgone fa veramente schifo. Visto che sono tutti vivi per il momento, o quasi. Esatto. Direi che pausa sigaretta e poi ripartono. Anzi, ripartiamo. Prima di partire con l'avventura della zipline, vi chiederei la cortesia, tornando per un attimo seri, di non fare quello che avete visto a inizio video. Non trasportate amici, cose o persone, anzi cose sì, nel retro del vostro furgone, qualora voi ne aveste uno, perché non è una cosa molto sicura.
Eccoci qua, noi quattro, pronti. GoPro tipo unicorno, casco da minatore, imbragatura da, non lo so, zipliner. A questo punto la prima parte la faremo con un jeep, comunque un trasporto dell'organizzazione, fino al passo per poi salire e partire. Molto bene. Io te l'ho detto, poi la situazione è buona. Ho evidenziato un po' di domande che mi avete fatto per rispondere. Comincerei subito con le prime domande, giusto per riscaldarci. Come sta andando il mototour? Comincerei con questa domanda perché insomma ci ha portato qui. Il mototour dovreste capirlo da soli come sta andando. Siamo imbragati, stiamo per buttarci da zipline che è la più alta d'Europa, quindi capite da soli come sta andando. La seconda, ok la zipline, ma la domanda è: chi è Jump Master? Allora, non io a questo giro, perché io sarò l'ultimo e dovrò riprendere i due ragazzi e la signorina davanti. Quindi probabilmente Luca sarà il primo. Sei contento, Luca? Ah, voglia. Carico, raga, qui c'è proprio un'euforia nell'aria. Allora, due o tre regole per spiegazione lunga o spiegazione corta? No, lunga, perché non si corta. No, quella corta è essenziale. Lunga, vai. Oh, io sono corta, quello che basta. La corda si attacca, la discesa è discesa e via. Sogni funebre o freno? Vi frenerà il ragazzo lì. Lui si chiama Michel, io mi chiamo Giuliano. L'impatto della carrucola sul freno farà sì che questo fantastico triangolino con tanto di moschettone ti vada a sbattere sulla testa. Cosa fare per evitare di arrivare giù con un gran mal di testa più bella, più intelligente? Pieghi completamente la testa al di fuori di questo triangolino. Piega la testa, un po' anche la schiena in arca, eccoci. Come riconoscere il freno? L'unico oggetto che c'è sulla fune principale a cui tu sei attaccato. Quindi se vedi un oggetto che pian piano ti stai avvicinando, che fai? Pieghi la testa. Siamo saliti. Altra domanda che mi hanno fatto nel mentre che la fila procede e scorre: con quale motovlogger hai legato di più oltre quelli del gruppo? E sicuramente la risposta è Sinna, che è nata un'amicizia da subito. Abbiamo fatto un raduno insieme, inoltre abbiamo fatto anche un viaggio insieme che non abbiamo terminato, ma prima o poi termineremo. Telefono alla mano, mi guardo le altre domande. Prima era lo Stelvio, ora qual è la prossima meta da fare in moto? Allora, prossima meta, voglio andare a girare a Yas Marina in Qatar con una moto qualsiasi, da 600 a 1000, preferirei il 1000, di notte, circuito che adoro, e questo attualmente è il mio nuovo sogno motociclistico. E sta per andare, è il primo, è solo, è l'unico. Dai! Dai. Vieni qua. Eccoci, grande, partiamo. Lugone. Quando vuoi. Quando vuoi, Luca. Eccoci qua. Ecco Luca che sta per tirare la prima premiata. Non si è spostato in tempo. Molto bene, i prossimi siamo noi. Prossima domanda. Paolo, riuscirà a trovare qualcuno per fare da un hill? Sì, l'ha trovato, ha trovato altri 5 insieme a lui che hanno già fatto qualche botto. Purtroppo non abbiamo filmati che testimoniano ciò. Io sarò quello che rallenterà il gruppo, probabilmente. Non preoccupare, ho già capito che è un bagno di sangue. Esatto. Vai, giù di un gradino, vai. Tutto bene. Eccolo, amore mio, andiamo calmi, andiamo tranquillo, non so come arrivare. Così arriviamo, eccolo qui. Manco delicato, attenzione. Voilà. Poi c'è l'istruttore. Di scioltezza, però. Scioltezza senza freni, cioè proprio tranquillo lui. Ah, vedi il freno a mano? Quando si parla di freno a mano, lui lo ha nel vero senso della parola. Altra domandina che mi chiedono: cambierai moto dopo Mercury? Cioè, cambierai moto? Che moto ti farai? E la risposta è sicuramente sì. Non rimarrò in Kawasaki perché secondo me attualmente la ZX10R è un gradino indietro sia a livello di motore sia a livello elettronico. Probabilmente passerò Aprilia o BMW. Oppure Ducati. Qua lo dico e non lo nego. Altra domanda che mi avete fatto è se cambierò grafiche a Mercury. E vi annuncio già da subito sì. Vi spoilerò il nome della nuova Mercury. Sarà una ZX10R Final Edition. Quindi aspettatevi di tutto. Anche se so che insieme a Giulio e Luca, che manderò al manicomio, dovremo fare un miracolo per tirare fuori una Mercury più bella di quella già attuale. Oh, che fa? No. Mi vedrai così. Che trema? Come quanto verrebbe la latte in caccia adesso? Ciao ragazzi, vi ho voluto bene. Ciao caro! Bella Lu! Cioè, quindi vuoi che lo faccia schiantare sopra? Magari. Mi chiedono dalla regia se quello in volo lo fai schiantare contro l'albero. Bene, va bene, va bene. Vieni su. Va bene, va bene. La prima comunque è stata abbastanza easy, la seconda già diventa un pochino più tosta, man mano sicuramente peggioreremo. La prossima domanda che mi avete fatto è stato: quanto è stato dura convincere i tuoi genitori a comprarti la prima moto? Seduto e vai. Seduto e vado, molto bene. Minchia. Puttana.
Non è stato difficilissimo comunque. Oh, ma quanto sto piottando. Vabbè, tranquillo. È una cosa. È tranquillo. È tranquilla proprio. Oh, oh, oh. Non è stato difficilissimo. Sta minchia. Sta grande minchia. Non è stato difficile. Mi ho rotto i coglioni per 2 mesi e mezzo. Però poi me l'hanno comprata. Ho molto bene. Porco zio, che ciabatta unica. Io pensavo di essermi spostato. Non troppo. Non a sufficienza. Sì, sì, tutto a posto. Stavo meglio prima. L'altra domanda che mi avete fatto è: che sensazione, cosa ti passa per la testa prima di una gara? E la sensazione è abbastanza particolare. Hai un vuoto completamente in testa. Pensi solo alla gara. Un mix di emozioni, adrenalina sicuramente, e paura, timore, e dubbio. Seduto e vai. Seduto e vado, capito? Tutte queste cose qui. Ed è sicuramente una sensazione particolare. Stavolta col cazzo che la prendo in faccia sta cosa. No, è tu. Sta minchia. Molto bene però. Stavolta, no, no, dove andiamo? Di là. Grazie mille, caro. Eccoci. Oh, oh, ma questa è lunga, oh. Oh, ma questa è lunga, raga. Panoramica. Questa, ragazzi, la provo senza mani. Mi hanno detto di provarla senza mani. Io mi fido dell'istruttore e quindi vado senza mani. Se mi giro, sono cazzi. No, no, devi girare. Devo girare, che bella sensazione. Allora vado. E sta minchia. Vado. Porca troia. Ragazzo, nel nulla. Non l'ho fatta senza mani, lo so. Molto bene, nel buco. Into the hole. Welcome to the jungle. No, no, no. Tocca. Questa era quella più lunga. Su questa invece rispondiamo a un domandone. Via le mani. Che mi avete... Come via le mani? Non tieni niente. Non tengo niente. Niente mani. Non tengo nada. Vai, vai. Ma seduto, senza... e vai. Allarga le braccia e vai. Quando sei in mezzo. Sto cazzo! Senza mani. Senza mani, sono bravo. Ma la riprendo, la riprendo. La domanda che mi avete fatto. Porca troia, qui. Mi sto girando. La domanda che mi avete fatto. E che lavoro facevo prima di YouTube? Facevo il tecnico informatico! Guardate qui che roba! Bello! Ma non troppo! Eccolo! Minchia! Quindi, da lì sopra, ragazzi, siamo arrivati là. E siamo solo a metà del nostro percorso. Come se non bastasse, se è cominciato a metà piove, va meglio con la pioggia. Più divertente. Più divertente, molto bene. Vai giù di un gradino. Vado giù di un gradino. Tirato di schiena. Perfetto. Niente mani. Niente manine. Tanto la prendo. Tanto la prendo. Non ti tenere, che sennò perdi la bellezza del bar. Sì, sì, la bellezza. Ma piove parecchio. Testa indietro. Vai. Vai. Vado. Ma sto gran cazzo! Oh, ma piove in botto! Oh, ma piove in botto! Ma perché proprio a me piove? Ma senti come piove! Mi sto praticando tutto! La GoPro non torna viva, probabilmente! Porca la troia! Ho buttato la GoPro, ho buttato la reflex! Ma vaffanculo! Che idea del cazzo con la reflex! Eccolo! Boom! Con la pioggia, molto bene. Raga, siamo arrivati all'ultima. La reflex è in condizioni critiche. Ancora 3. Ne mancano 3. Vado. Questa, un'altra e l'ultima di discesa. Ok, siamo arrivati all'ultima. Nonostante la pioggia, va tutto bene. Dobbiamo scendere, questa è abbastanza lunghina. Poi a piedi fino all'ufficio. Una passeggiata. Saranno corsa pesante. Se non butto la reflex oggi, faccio una siga alla Canon. Giuro. Porca miseria con la pioggia, raga. Ok,
Esatto. Zipline finita, tutte 11 effettuate, quindi 10 più 1. E niente, quindi se Canon mi volesse inviare un'altra reflex uguale a questa, sono stato contentissimo, anche perché questa probabilmente imploderà una volta arrivati in hotel. È stato veramente veramente figo. Un po' di brivido ce l'ho avuto quando ha cominciato a piovere. Tendenzialmente è una cosa che consiglio di fare a tutti, se non soffrire di vertigini. E gli istruttori, a parte essere molto simpatici, ti sanno tirare in mezzo e sono molto molto professionali. E dopo un'altra ora e mezza di furgone siamo tornati finalmente in hotel. Mi sono docciato, ho cercato di asciugare al meglio che potevo la Canon e la GoPro, che ovviamente non erano impermeabili completamente col fatto che avevano gli accessori collegati e la GoPro era senza coperchietto laterale. Prima di salutarvi vorrei rispondere a un'ultima domanda che mi ha fatto Alberto, che saluto e ringrazio, che mi chiede qual è la cosa più bella e più brutta del lavoro da youtuber. La cosa più bella sicuramente è il contatto con voi, ve l'ho sempre detto, non mi stuferò mai di ripetervelo, ed è proprio questo contatto che ci ha permesso di fare un moto tour di questo genere. Siamo stati i primi e penso gli unici in Italia, io e Lorenzo, a organizzare un raduno con gli iscritti, viaggio con gli iscritti anzi. Di questo ne sono veramente contentissimo, perché oltre a crearsi nuovi legami abbiamo noi la possibilità di stare con voi e voi avete la possibilità di stare con noi. E ovviamente oltre a tutto questo ci sono anche gli eventi, i raduni e le porte che questo lavoro può aprirti. La cosa brutta invece penso che a volte non si viva appieno un'esperienza per riprenderla e trasmetterla, nel senso che mi è capitato di volermi vivere appieno l'esperienza che stavo facendo in quel momento, ma non potevo perché sapevo che comunque dovevo stare a pensare al video, a come farlo, a quello che dire, a come riprendere, a cosa riprendere. E questa a volte è un pochino la cosa che va a essere la più brutta di questo lavoro. Però i risultati ci sono, i messaggi che voglio trasmettervi il più delle volte passano, e quindi di questo ne sono felicissimo. Io direi che per questo video possiamo salutarci qui. Spero che il Q&A, differente dal solito, il primo di questo genere sulle zipline, vi sia piaciuto. Io personalmente ho vissuto una bellissima esperienza insieme anche agli altri ragazzi, mi sono ammazzato delle risate e spero di avervi fatto divertire. Vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel like qui sotto al video con un commento e ad attivare la campanella se non voleste perdervi anche i prossimi video. Da Freccia Verde è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao! Yeah.